Ciao a tutti e bentornati in una nuova puntata di Parità in Pillole. La primissima cosa che devo fare con voi è scusarmi, nel senso che l'avevo detto sulle Instagram Stories, se non mi seguite su Instagram andate a seguirmi perché do un sacco di informazioni, ad esempio questa, che non sarei riuscita a fare un Parità in Pillole questo giovedì per problemi di tempo, fondamentalmente perché ho moltissime cose da fare al lavoro e moltissime cose da fare per Bossi. Tra l'altro mi sa che no, non ci siamo visti da quando Bossi ha vinto per il secondo anno di fila il premio come miglior sito LGBT d'Italia, Macchia Nera Internet Awards, quindi ne approfitto anche per ringraziarvi tantissimo. Ma dicevo, c'è una grossissima novità che saprete domenica 24 riguardante Bossi, c'è un countdown in corso in queste giornate. Questa cosa qui mi sta portando via uno sproposito di tempo e quindi vi avevo detto probabilmente non riuscirò a fare un Parità in Pillole. In realtà mi spiaceva moltissimo lasciarvi con il vuoto, però ci tengo a scusarmi con voi perché normalmente le mie puntate sono scritte, nel senso che io mi prendo il tempo per decidere di cosa parlare, mettere giù una scaletta, poi scrivere la puntata e poi registrarla, di modo da darvi il contenuto migliore possibile per quelle che sono le mie possibilità. Oggi sarà un po' alla vecchia maniera, nel senso che andrò un po' a braccio. Oggi non ho scritto il video, ovviamente, quindi le mie scuse sono per questo, perché il video non sarà come sarebbe potuto essere, non sarà al suo massimo splendore, però ho pesato le due cose e tra il fare un video a braccio e non fare un video ho preferito la prima ipotesi. In realtà sarà anche un video breve perché non c'è moltissimo da dire, però quello che c'è da dire bisogna proprio dirlo. Qualche giorno fa ho visto l'ennesimo, devo dire, articolo di giornale che raccontava di come la rivoluzione delle vere donne, delle donne alfa, qualcuno la smetta, qualcuno metta una multa sull'utilizzo di termini alfa su donne e su uomini perché non ne posso più, ma su come la rivoluzione di queste donne passasse dal non portare il reggiseno. Il messaggio era molto semplice, era proprio semplificato all'osso ed era se vuoi combattere il patriarcato smetti di portare il reggiseno, perché il reggiseno serve per non far vedere il movimento, per non far vedere i capezzi, insomma costringe eccetera. Quindi liberati di questa tortura e fai la tua rivoluzione. L'argomento reggiseno è un argomento che mi avevate già chiesto di trattare quando ho fatto il video sulla depilazione, che vi lascio qui nel caso non l'abbiate visto. La questione è sempre aperta: reggiseno sì o reggiseno no? Il reggiseno è veramente un simbolo che, oh mio Dio, deve censurare la donna e quindi dobbiamo liberarcene o no? È innegabile il fatto che ci sia un'attenzione maniacale verso il seno. Quindi è vero che il reggiseno serve anche per non far muovere il seno intanto che camminiamo, per rendere meno visibili i capezzoli, soprattutto se sono reggiseni imbottiti o comunque più spessi. Ed è vero che parte di questa cosa è fatta anche per non distrarre tutta la parte maschile. E se una la vede in questo modo, che se lo togliesse? Nel senso, se io percepissi il reggiseno come una costrizione imposta dalla società, comunque imposta da qualcun altro, probabilmente farei dell'eliminazione del reggiseno parte della mia battaglia o comunque comincerei a non portare il reggiseno. Conosco moltissime ragazze che hanno poco seno e che potrebbero tranquillamente farne a meno perché non pesa, non si muove nulla, quindi l'unica cosa è si vedono di più i capezzoli. E una ragazza potrebbe dire: ma sai che me ne frega, mi tolgo sta roba che tanto non mi serve e si vedranno i capezzoli e tutti quanti ce ne faremo una ragione. Il problema è che ci sono anche ragazze che portano il reggiseno per una ragione. Io porto una quarta, sono tendente alla quinta. Io non potrei stare senza reggiseno, nel senso che starei molto scomoda. Mi farebbe molto più male la schiena perché il peso sarebbe ancora più in avanti, sarei scomoda a correre, a camminare, perché non ho voglia di avere queste due cose che continuano ad andare su e giù che mi danno fastidio, quindi io porto il reggiseno per questa ragione qui. E sono stanca di sentirmi dire che non sono una femminista perché porto il reggiseno, che dovrei toglierlo, che la battaglia è anche questo.
smettiamola di fare la curva nord da una parte e la curva sud dall'altra. Il mondo è più complicato e complesso di così. Se volete togliere il reggiseno perché non vi serve, lo sentite come un'imposizione, go girls, fatelo. Se volete continuare a portarlo perché è più comodo per voi portare il reggiseno, continuate a portarlo. Ma non è finita qui. Se volete continuare a portarlo perché, nonostante voi abbiate poco seno, non ve la sentite di toglierlo per n ragioni, anche culturali, non toglietelo. E quindi aggiungo, se non vi serve ma vi piace tantissimo come indumento e quindi lo mettete anche se le vostre tette starebbero tranquillamente su anche senza, continuate a metterlo. Continuo? Se volete togliere il reggiseno e non portarlo più, nonostante stiate più comode con il reggiseno, ma siccome la vedete anzitutto come un'imposizione lo volete togliere, toglietelo. È una scelta personale. Possiamo autodeterminarci anche in questo senso. Portare o non portare il reggiseno non farà di noi donne alfa o donne beta. Siamo tutte molto, molto, molto di più del nostro intimo. Grazie. Quindi, per favore, quando scrivete degli articoli sul femminismo, magari scrivete degli articoli interessanti e non le solite porcate create per creare faide, per creare gruppetti, per creare gruppi che stanno contro. Ecco, questo era il mio flusso di pensieri rispetto all'argomento. Probabilmente se l'avessi scritto sarebbe venuto meglio. No, sicuramente se l'avessi scritto sarebbe venuto meglio, ma se l'avessi scritto non l'avreste visto perché non avrei avuto il tempo di registrarlo. Quindi, facendo una botta di conti, possiamo dire che è andata bene così, dai. Vi ringrazio per aver guardato il video. Se pensate che sia utile, vi chiedo di condividerlo sui vostri social. Vi chiedo anche di seguire me sui social e di seguire Bossi, soprattutto perché, come vi dicevo, è in corso questo countdown, quindi domenica saprete l'enorme sorpresa che stiamo preparando per voi da 6 mesi a questa parte. Io vi ringrazio per essere rimasti fino a qui e, come sempre, per aiutarmi a creare cultura insieme. Ciao!